Sì, ragazzi, sì, la Roma vince contro la Fiorentina e vola più 4 sul Milan. Io ve lo dico subito, se quando Terracciano è franato addosso a Dzeko la palla era ancora in gioco, allora il rigore c'era, è sacrosanto, perché Terracciano fa un intervento scomposto. Se invece la palla era già uscita, era già oltre la linea di fondo, allora ovviamente non è rigore perché il gioco era fermo. Quindi questo ce lo potranno dire solo le immagini che verranno fornite agli emittenti televisivi nel post partita. Quindi io adesso mi limito a darvi la mia opinione. Se è in gioco è rigore perché l'intervento è scomposto ed è da rigore perché quello è un fallo. Però se invece era già uscita, ovviamente non è rigore. Adesso, ragazzi, io non mi schiero né con Trevisani che diceva che era rigore né con Adani che ha gridato al complotto perché secondo lui non era penalty. Io adesso ho i miei dubbi. Secondo me questo è calcio di rigore e abbiamo visto penalty assegnati per molto meno e per episodi molto, ma molto più dubbi e meno chiari. Questo secondo me è fallo e secondo me la palla è in gioco, mi azzardo a dire, però poi questo lo vedremo nel post partita. Una Roma tanto possesso palla, ma poco cinismo, poco concreti sotto porta, però va bene così, va bene perché vinciamo e voliamo a più 4 sul Milan, però sicuramente serviva più fame sotto porta, più cattiveria dentro l'area di rigore. È anche vero che poco prima del rigore abbiamo avuto delle occasioni, tante occasioni ravvicinate, un'azione colma, stracolma di occasioni. Kolarov che prende il palo, Dzeko da due passi, interventi difensivi della Fiorentina miracolosi, gente che si immola e salva sulla linea. Quindi, ragazzi, sicuramente abbiamo avuto tante occasioni, non solo nell'arco di 90 minuti, ma proprio in quell'arco di 30 secondi prima del secondo rigore. Però, secondo me, nel resto della partita dovevamo essere più cinici e chiudere prima la gara. Anche perché è vero, Iachini l'ha preparata bene, ha fatto una partita in fase difensiva quasi perfetta, però è anche vero che la Fiorentina era senza obiettivi, quindi sicuramente la Roma doveva avere più fame sotto porta e doveva avere più fame di prendersi il suo obiettivo, ovvero il quinto posto, perché adesso vogliamo più 4 e mancano due partite, però il Milan è sempre lì in agguato, quindi dobbiamo fare ancora attenzione, ancora non è finito il campionato, adesso ci attendono due partite a Torino contro entrambe le squadre della Mole, per così dire. Comunque passiamo in vantaggio con il rigore di Veretout a fine primo tempo, rigore questo sacrosanto netto, ragazzi, niente da dire. Bruno Peres viene steso da Lirola in area di rigore, ginocchiata di Lirola sulla coscia di Bruno Peres che cade a terra, giustamente chi indica il dischetto, niente da ribattere, ragazzi, rigore sacrosanto. Tira molto bene Veretout, che è uno specialista e oggi contro la sua ex squadra si è preso la briga di tirare due volte e di trasformare due volte il tiro dal dischetto in un gol che ha portato due volte avanti la Roma. La Fiorentina qualcosa nel primo tempo l'aveva anche fatta vedere perché ha preso quel palo che comunque ci ha fatto un po' tremare proprio alla fine del primo tempo, però la Roma ha giocato meglio, anche se è vero che abbiamo avuto poche occasioni proprio perché Iachini l'ha preparata bene e ha messo comunque tanti uomini in fase difensiva a cercare di chiudere il più possibile gli spazi alla Roma, e questo secondo me l'abbiamo pagato sia nel primo che nel secondo tempo. Comunque nel secondo tempo c'è proprio la doccia fredda, ovvero il gol della Viola, colpo di testa di Milenkovic simile a quello di De Vrij, salta in mezzo a Diawara e Mancini. Diawara era colui che doveva tenere Milenkovic e se lo lascia sfuggire. Mancini era leggermente davanti, salta ma non arriva all'appuntamento puntuale con il pallone e quindi Milenkovic è libero di calciare di testa, comunque di mandarla di testa sul secondo palo. Paolo Lopez per me incolpevole. Da qui comincia una fase in cui la Roma comunque domina il possesso palla, giochiamo molto meglio, però manca sempre la cattiveria sotto porta fino a quando entra Carles Perez, non tanto per il cambio quanto per l'inerzia, perché ovviamente, ragazzi, quando mancano 5 minuti e tu devi segnare per forza per vincerla, butti tutti avanti. La Fiorentina è stata quasi inefficiente, quasi un po' senza infame, senza lodi in fase offensiva nel secondo tempo. Un paio di contropiedi che però non ci hanno spaventato più di tanto, quindi ci hanno permesso di dare il tutto per tutto in avanti, di giocarsela a viso aperto in avanti. Quindi abbiamo fatto bene. E ci siamo riusciti perché abbiamo guadagnato quel rigore, perché ci siamo guadagnati giustamente, secondo me, poi vedremo le immagini chiare, però secondo me era rigore perché quando appunto Terracciano fa il fallo, perché quello per me è fallo, la palla è ancora in area di rigore, quindi è ancora in gioco. Rigore per me, quindi, ragazzi, vedremo, però secondo me è giusto che trasforma molto bene per l'ennesima volta Veretout, altro bel rigore tirato dal francese, sempre ovviamente ex Fiorentina, poi gli ultimi assalti Viola vengono respinti con successo, però una buona Roma, un buon Terracciano che secondo me ha fatto un sacco di miracoli, un ottimo Dzeko che ha fatto una grande partita e ha un po' duellato, scusate, con Pezzella, comunque un duello che si è ripetuto per tutti i 90 minuti. Pezzella ha cercato di rendergli la vita il più possibile difficile. Dzeko alla
alla fine, come sempre, come è solito fare, si è abbassato, ha preso palla, ha fatto rifiatare, ha fatto salire la squadra, un ottimo Dzeko, anche se, diciamo, non proprio decisivo in fase offensiva. Brutto infortunio di Pellegrini, speriamo di averlo a disposizione per il Siviglia, perché quella è una gara in cui ci servirà l'apporto di tutta la squadra. Zaniolo, non è entrato benissimo in partita, si è visto poco, però alla fine, ragazzi, quello che conta è il risultato, e abbiamo fatto punteggio piano, abbiamo ottenuto 3 punti, risultato ottimo per noi, perché comunque la Fiorentina, nonostante non avesse più obiettivi, si è dimostrato un osso duro. Il video finisce qui, ringrazio per averlo visto, vi ricordo che potete lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Ciao a tutti!